A 180 minuti dal termine dei giochi, la lotta per la salvezza è ancora un rebus ingarbugliato e difficile da risolvere, visto il massiccio novero di pretendenti, si fa per dire al salto all'indietro. Il Cupello, che sembrava destinato ad una tranquilla salvezza, ha avuto alcuni imprevisti nel corso dell'ultimo percorso stagionale ed è quindi tornato a soffrire con le avversarie che la inseguono, che non sono poi così distanti, compresa la squadra che arriva al cospetto dei rossoblù di mister Carlucci nel penultimo impegno casalingo stagionale della truppa cupellese. Si tratta dei nerostellati Pratola, invischiati in piena zona play-out e dunque assatanati di punti anche più dei padroni di casa, i quali ovviamente non intendono stendere un tappeto rosso ai peligni e anzi cercano di far propria l'intera posta in palio per chiudere definitivamente la pratica salvezza con il conforto eventuale dell'aritmetica. Gara particolare per il bomber peligno Alessandro Pendenza, che da queste parti ha vissuto i momenti migliori della sua carriera calcistica, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Si intuisce sin dalle battute iniziali che il piglio del rosso-blu di casa è autoritario, con frequenti scorribande dalle parti di Amo, che rischia già al quarto quando Nuozzi prova a beffarlo con un perfido pallonetto dalla destra che sorvola di pochissimo i legni della porta avversaria. Sono i lavori preliminari per il vantaggio cupellese firmato da Nintè, a segno al tredicesimo con una devastante incursione solitaria che lo porta a seminare come birilli i difensori della squadra avversaria e a castigare inesorabilmente il portiere pratolano con un tiro da distanza propizia che si insacca alla destra di quest'ultimo e manda in visibilio la tifoseria di fede cupellese. Il monologo rosso-blu è una costante della prima frazione, con la difesa ospite che appare in affanno e fuori fase. Al quindicesimo arriva un nuovo pericolo per Amo, che blocca abbastanza agevolmente la sfera sulla conclusione telefonata di Turco. Passano poco più di due minuti e lo scatenato Nintè va nuovamente a bersaglio con una zampata a ridosso dell'area piccola, intervenendo con puntualità sul suggerimento dalla destra di Nuozzi, ma tra lo stupore generale arriva l'annullamento da parte del signor Varanese, che ravvisa probabilmente un fallo in attacco della truppa cupellese. Gli assalti rosso-blu non conoscono soste, anche se nell'immediato gli sforzi dei padroni di casa non sono ripagati sufficientemente a livello di risultato, con il raddoppio che sembra nell'aria al minuto 23, ma la mischia che si viene a creare davanti ad Amo non porta i frutti sperati. Stesso esito poco dopo per la gran conclusione di Troiano, che viene fermato dall'incrocio dei pali. Gli sforzi cupellesi vengono infine premiati e al 24esimo arriva il raddoppio della relativa tranquillità, autografato stavolta da Perrella, che realizza di forza vincendo il duello con il diretto controllore Trozzo. I nerostellati vogliono giustificare la loro presenza sul sintetico cupellese, ma l'unico sussulto peligno del primo atto è rappresentato dall'incursione infruttuosa di Sosa, il cui diagonale in aria si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Per Micale si tratta di una domenica inoperosa e l'unico vero pericolo degno di questo nome arriva alla riapertura delle ostilità, quando Jacobucci stacca sullo spiovente da fermo di Verrocchi e va a pareggiare il conto dei legni. Da questo momento lo spartito della gara fa suonare soltanto la sinfonia a tinte rosso-blu, con le bocche da fuoco di mister Carlucci che mettono in crisi la retroguardia peligna in affanno allo scoccare del quarto d'ora, quando Perrella cerca il bis provando a scavalcare il portiere ospite in uscita, ma la sfera si alza sopra la trasversale. Nintè è un vero spauracchio e torna a creare il panico dalle parti di Amo, che se la scampa in almeno tre occasioni. Il numero 11 di mister Carlucci si morde le mani per le occasioni fallite, ma è rinfrancato dal risultato ampiamente favorevole che il neo entrato Zinni prova a mettere in ghiacciaia senza riuscirvi. Nintè torna a graffiare poco oltre la mezz'ora, ma Amo giustifica la sua presenza tra i pali con un intervento ad alto tasso di reattività. Il portiere Peligno deve arrendersi poco dopo all'ennesimo assalto del colored di casa, che al 39esimo firma la sua doppietta personale, terza rete complessiva per i suoi, sempre più vicini alla salvezza matematica. Per i nerostellati una sconfitta che complica le cose, ma ci sono ancora due giornate prima della fine e tutto può ancora accadere. Per Alessandro Pendenza questa non era sicuramente una gara come tutte le altre, visto che qui a Cupello ha vissuto degli anni straordinari, forse i migliori della sua carriera calcistica. Oggi però evita avversario, una sconfitta che non ci vuole perché vi complica la strada verso la salvezza. Sì, tutto diciamo immaginavo ieri, fino a che arrivavamo a questa sconfitta che purtroppo non ci voleva, ma purtroppo ce la siamo voluti noi, perché comunque sia non siamo scesi in campo con un atteggiamento proprio l'opposto del Cupello, e loro avevano voglia di vincere e noi forse no a questo punto.
Marcolino Nintè, il vero e proprio mattatore della giornata, due gol realizzati, uno annullato e non abbiamo ancora ben capito perché è stato annullato il tuo gol, una vittoria strameritata oggi per il Cupello. Sì, abbiamo giocato bene, meritiamo vincere, non siamo qua della salvezza.